cominciato il countdown, 13 giorni al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico. Dopo la fotografia scattata da Antonio Doria sulla scuola Irpina, abbiamo approfondito il tema delle reggenze, che vede da parte dei dirigenti di gestire più istituti spesso lontani tra loro, come l'esempio di Franco di Cecilia, che copre 11 comuni. Abbiamo sicuramente un territorio da servire, plessi numerosi. Nel mio caso sono ben 38, sono oltre 1500 alunni. Amministro una realtà scolastica composta da 400 dipendenti. E insomma, non è semplice. La scuola è una struttura complessa, legami deboli per definizione. Certamente non è l'ideale la presenza così slabbrata sul territorio di un solo dirigente scolastico. Tra supplenze, immissioni in ruolo e reggenze, le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Avellino si preparano ad accogliere nuovamente gli alunni. Devo registrare una situazione in netto miglioramento rispetto agli anni passati. Abbiamo oggi le cattedre pressoché tutte coperte, e quelle che non sono ancora coperte, presto arriverà la cosiddetta liberatoria che consentirà alle singole istituzioni scolastiche di nominare i supplenti. Diciamo, è una situazione abbastanza naturale, scontata, tradizionale, ma tutto sommato contenuta in ambiti fisiologici. Intanto tiene banco il tema del dimensionamento scolastico. Abbiamo una forte preoccupazione noi operatori della scuola per questa disposizione contenuta nell'ultima finanziaria. È fortemente penalizzante questo criterio, soprattutto per le aree interne, soprattutto per quelle dove c'è una netta caratterizzazione di piccoli comuni, i quali già soffrono il fenomeno pernicioso delle pluriclassi, e praticamente speriamo in una attenuazione di questo criterio. La Regione Campania si è già opposta sul piano giuridico attraverso questo ricorso in sede amministrativa, e noi come provincia di Avellino dobbiamo elaborare una proposta entro il 15 di ottobre, e che poi la Regione dovrà in qualche modo valutare, per poi assumere un nuovo piano di dimensionamento entro il 30 novembre, probabilmente una data che verrà prorogata al 31 dicembre.